c'è un'esclusiva sullo stile, può far girare il cazzo uno che fa esattamente i tuoi disegni, però non sono i tuoi disegni. Come si fa il giusto preventivo? Quale momento tu chiami gli indiani a rigare e a traccare per te? Katy Perry ha condiviso un vostro lavoro, cos'è sta storia? Che cosa ne pensi dell'intelligenza artificiale? Come la sfrutti a tuo favore? Tu sei diventato virale e non lo sapevi nemmeno. 300 follower a 10.000 nel giro di 3 giorni, tipo una roba del genere. Ciao, io sono Elgasi e questo è il podcast di Elgasi. Oggi un'altra super puntata, abbiamo ricominciato alla grande sempre da remoto e abbiamo oggi con noi Mattia Cobianchi. Bella Mattia. Ciao, ciao Man, come va? Posto? O bella Tia o bella Kobe. Di dirsi voglia, tanto mi giro uguale. No, vi racconto che noi ci siamo appena conosciuti, quindi sarà una conoscenza che faremo insieme, io, voi e Mattia. Quindi se escono dei momenti un po' cazzo non lo sapevo, è perché non lo sapevo nemmeno io. Quindi... Lo stesso vale per me, andiamo a braccio senza copione. Andiamo a braccetto. Senti, ma cos'è che fai? Chi sei e cosa fai? Raccontaci un po'. Allora, chi sono? Sono Mattia Cobianchi, vengo da Bologna, ma ormai sono a Milano da 13 anni, quindi ormai sono di Milano, ecco, purtroppo, ahimè. Che sei bolognese. Sono bolognese, sì, nell'animo. E cosa faccio? Faccio un po' di tutto in realtà, come definirmi è abbastanza... Non saprei neanche io come cazzo usare, che parola usare. Potresti anche non definirti, cioè... Ma allora, la terminologia forse dovrebbe essere multidisciplinary designer. Ok. Quindi un po' tutto quanto, perché comunque sia ho fatto e faccio comunque... Passo dal 2D, 3D, VFX, insomma qualunque tipologia di roba, quindi qualunque tipologia di lavoro. A seconda di qual è appunto il progetto, poi vado a utilizzare gli strumenti che sono più adatti per portarlo a casa. Al momento con due miei soci abbiamo aperto uno studio qua a Milano, vicino a Corso Sempione, lì in via Massena. E da ormai cos'è questo che è il secondo anno, quindi stiamo portando avanti questa avventura che non è più la gestione dello studio e tutto quanto. Diciamo che è un 360 all'intorno di quello che poteva essere magari prima il semplice lavoro da freelancer o roba del genere, ma è uno steppino dopo. Cioè tu sei con un socio? Se ho capito bene. Due soci? Sì. Ok. Tu che ruolo hai nello studio? Ma allora in realtà lo studio è uno studio associato, quindi tutti e tre ci occupiamo di procacciare clienti e portare avanti i progetti. Poi singolarmente c'è chi fa magari più il commerciale, chi più la parte creativa, io mi occupo più della parte di tecnica. Come impostare magari una pipeline di lavoro, come gestire le persone, come far comunicare magari i file e tutto quanto e qual è la sequenza di cose che devono essere fatte, in che modo, in modo tale da portare a casa il video, perché poi alla fine facciamo quello. Vabbè sì, il direttore, il ruolo del direttore creativo, insomma. Sì, è più è un miscuglio, perché alla fine è, diciamo, il freelance sotto steroidi, quindi nel senso devi fare un po' tutto quanto, quindi magari anche la scelta di ottimizzare un tal asset in un certo modo per passarlo magari a un'altra persona in modo tale che questa possa rielaborarlo al meglio e far andare avanti questa macchina il modo migliore possibile. Poi ci sono anche magari progetti che li faccio io singolarmente, perché non è, siamo oberati di lavoro e quindi li possiamo portare a casa anche alla vecchia maniera. Beh, che siete oberati di lavoro, questo è buono, dai. Sì, no, infatti, non ci si lamenta. Buono. Qual è la tua formazione? Il mio percorso. Sì, il tuo percorso. Raccontami un po'. Inizialmente volevo fare agraria. No, poi sono andato al Politecnico di Milano a fare design della comunicazione, quindi è un'infarinatura generale di qualunque cosa, perché poi alla fine si è imparato a fare il Loghini, insomma, quelle classiche cose da l'Adobe standard. Ho fatto solo i 3 anni lì, quindi non ho fatto poi la magistrale perché era abbastanza inutile, possiamo dirlo tranquillamente. Possiamo dirlo tranquillamente, sì. Poi mi sono spostato, ho fatto un corso di motion design alla Bauer e poi da lì niente, ho iniziato a lavorare direttamente. Poi qualche altro corsino di aggiornamento e robe di quel tipo lì. Poi il resto, gran parte, l'ho imparato io per i fatti miei, quindi investendo quanto più tempo possibile nel tempo libero e non per imparare qualunque software potesse tornarmi utile o che fosse reputato. Sì. Al momento. Sì, ho imparato un po' dall'emozione, un po' dalla necessità.
Ma che corsi hai fatto alla Bauer? Perché ho degli amici che insegnano lì. Ho fatto il corso di motion design, Ah, prettamente After Effects. ok. Poi ne ho fatti un altro paio, però quelli più blandi, tipo 2 volte a settimana, una roba proprio tranquilla di sound design e un altro di cinema 4D avanzato. Ah, minchia, allora avrai fatto o con Valerio o con Tai. Dai, sì. Con Tai, ok, perfetto. Infatti conosco loro che hanno insegnato lì alla Bauer Cinema 4D avanzato, base, vabbè. Sì, ormai non so se lo fa più perché saranno passati 12 anni, penso, quindi insomma un po'. Sì, guarda, l'ultima volta che l'ho sentito, sì, lo fa ancora, quindi. Poi alla fine, all'inizio, no? Cioè, tu hai fatto un percorso tipo freelance, dipendente. Ma allora io ho iniziato subito a lavorare per Bonsai Ninja, quindi e ho fatto il corso della Bauer, finiva con un tirocinio in un'azienda, ci hanno preso lì e poi si è rimasti lì direttamente a lavorare. Ho fatto un paio d'anni lì, 5 anni a Sky e poi ho mollato il 15 di gennaio Sky, esattamente 2 mesi prima del Covid. Cazzarola. Però in parallelo sono sempre stato freelance, cioè dal day one. Ok, quindi sei Sempre sempre intraprendente. Esatto, cioè ho sempre fatto di giorno lo studio e di notte gli altri lavori, fino a che poi a Sky abbiamo deciso io e un altro mio socio con cui avevamo fatto un'altra sorta di società parallela, cioè, di mollare entrambi, eravamo a Sky, di mollare, di focalizzarci proprio su quello che era il lavoro di freelancing. Poi si è concretizzato col terzo socio all'inizio dell'anno scorso in uno studio vero e proprio, quindi Ok. proprio tutto quanto così in parallelo. Appena iniziamo a parlare dei tuoi lavori, apro un po' la pagina dello studio, eccetera. Sono andato a prendere un po' di info. Sì, poi le facciamo anche vedere. Senti, io ho visto nei link un po' di roba, ma cos'è Untitled Studio? Aspetta, com'è che. Untitled è il nuovo studio. Untitled. Okay, sì, esatto, che abbiamo fatto quest'anno, cioè l'anno scorso, scusami, già quindi un annetto. A gennaio era un anno, quindi un anno e un mese. Ok, Untitled e c'è anche K24, giusto? K24 era la realtà che avevamo creato io e un altro mio, uno dei due soci, prima, cioè, diciamo che è stato un percorso, lo studio che ci ha accompagnato in parallelo per il periodo che siamo stati praticamente a Sky. Ok. Anno del Covid all'incirca, poi dopo quando abbiamo deciso di concretizzarla vera come società abbiamo cambiato nome, abbiamo fatto una sorta di rebrand, però siamo ancora indietro un po' come le palle di cani, come si suol dire, dobbiamo finire di fare dietro tutta una serie di cosine, quindi. Ok, no, infatti lo so, sto facendo vedere la parte del sito di Untitled. Come cazzo si pronuncia Untitled? Untitled. Untitled, ok. No, sì, perché lì in realtà poi stiamo facendo un lentissimo trasbordo delle robe da un sito all'altro. Insomma, ci vuole un attimino di tempo più che altro, perché Ok. un tempo libero vado a bermi una birra di solito. La nostra logica era smettiamo di lavorare di giorno per fare di giorno i lavori che facevamo la notte, quindi adesso la sera di solito o vado a fare, non so, canottaggio, robe, o vado a bermi una birretta e mi godo questa libertà guadagnata col sudore. Guadagnata con tanto sudore. No, ma è bello perché adesso tu sei in questa specie di transizione, chiamiamolo così, no? E quindi adesso vi state focalizzando principalmente su K24? No, su Untitled, K24 era quello vecchio. Perfetto. Untitled, la Ci società. capite un cazzo di prima, cioè. No, K24 è quello vecchio, adesso siamo in tre in Untitled, che è una società vera e propria, proprio legalmente reale. Quindi Ah, ok. K24 non lo faccio vedere nemmeno, allora. K24, basta, no? K24 era semplicemente diciamo. Essendo sempre stati comunque freelance, abbiamo deciso di creare l'immagine di uno studio per avere una maggiore credibilità con i clienti. Poi a Ok. fine lavoro, in soldoni, eravamo solo due freelance. Ok, due partite IVA, sì. Esatto, quindi capito, sì, quindi era diciamo un abbaglio, Ok. un faro. Ok, adesso ufficialmente. Ufficialmente tutto quanto
alla luce del giorno, esatto. No, perfetto, perfetto. Molti fanno così, no? Per iniziare a vendere un progetto più ampio. Sì, poi che sia una pagina magari di brand personale, quindi il singolo individuo che si fa un suo sito, è una sua roba, bene o male il concetto poi è quello, che si nasconda dietro poi il suo nome, un nome vero o un nome d'arte, il concetto è quello lì. Non so, dal punto di vista magari di un cliente si sente più sicuro a interagire con un'entità fatta ipoteticamente poi da più persone o comunque una struttura piuttosto che magari un singolo individuo. Poi anche a livello pecuniario, puramente monetario, uno può avanzare magari una pretesa in più, sì, essendo dietro lo scudo di uno studio. No, infatti quando un cliente magari vede magari con una lista più ampia di cose che può avere, può usufruire, si trova meglio, ecco. Infatti dal mio punto di vista come freelance vedo che si lavora molto meglio se presenti qualcosa di più rispetto a solo... Di più strutturato. Di più strutturato, sì. E infatti com'è che hai deciso di fare questo passaggio? Cioè, tu da freelance ti sei sempre trovato la problematica di avere solo il problema di non essere strutturato e fornire solo un servizio invece che tanti? Ma allora no, in realtà... Sai, dirti esattamente il processo... Allora, entrambi... Allora, il mio socio aveva mollato Bonsai un anno prima di me. Io l'ho mollata l'anno dopo ed entrambi eravamo a Sky e avevamo parecchio tempo libero, ecco. E comunque l'idea di entrambi era sempre quella di creare un nostro studio e quindi l'abbiamo, diciamo, fatto come per sfizio, per prova, per test, per volontà di farlo, ecco. Poi ottica futura poi di strutturarlo meglio, cioè proprio veramente strutturarlo come una società. Quindi in realtà è partita un po' così, alla carlona, tra virgolette. Però l'idea iniziale c'era sempre quella di creare uno studio. Tutto il resto poi delle cose si sono evolute, diciamo, a braccio come conseguenza. Quindi poi adesso quello che ti ho detto è semplicemente stata una conseguenza che ho imparato, acquisito nel tempo con lo studio come facciata, ecco, come facciata di presentazione nei confronti di un cliente. La diversificazione in realtà dei lavori è semplicemente che... qualunque cosa un cliente ci proponeva, ci chiedesse, noi trovavamo il modo di farla. Quindi ok, spartano, molto spartano. Sì, esatto, cioè non ci siamo mai focalizzati nel facciamo solo questo, solo quello, solo l'altro, ma abbiamo detto beh, facciamo tutto quanto e vediamo. Poi chiaramente poi nel tempo uno deve iniziare a tirare le cinghie perché non è che può far tutto, però all'inizio è stato poi così. Ok, ma una domanda che mi sono sempre posto, cioè quando siete entrati voi nel mercato delle agenzie, degli studi che facevano produzione eccetera, tu hai avuto difficoltà nel trovare dei clienti che magari non se ne andassero a strutture più grandi oppure a studi, cioè com'è che ti sei trovato con i clienti? Cioè i clienti arrivavano da voi che apprezzavano il lavoro che avevate fatto, un altro lavoro che hanno fatto, oppure trovavano voi attraverso da qualche parte? Come facevate voi a avere dei clienti, a contattarli, ad arrivare a loro? Sono diciamo tre vie principali. Il primo è sì, che vedevano magari un nostro lavoro, gli piaceva e ci contattavano. Okay. Un altro era un passaparola da un cliente all'altro, quindi magari un'azienda diceva un altro, guarda, prova questi ragazzi qui. Terzo è andare duro con una mail. Ok, direttamente con la mail. Sì, lì guardi chi c'è dentro l'azienda, appunti una persona e ci provi. Ok, okay. E vai direttamente a minare. Vai direttamente lì, anche perché poi magari capito, ci sono certe aziende che magari hanno lo stesso fornitore da un sacco di tempo e quindi poi lì bisogna studiare un attimino il mercato e capire qual è il modo migliore per inserirsi, per avere anche tu una fetta della torta. Ecco. Vabbè, ora siete riusciti ad avere una fetta della torta. tornavo a lavorare per Sky. No, ma il bello è che sembra che c'è mercato comunque per tutti, no? Diciamo che il Covid ha dato nel nostro lavoro, adesso è brutto dirlo, però è stata una
piccola manna dal cielo, perché comunque ha disintegrato magari dei tramiti, quindi magari il cliente che sentiva un'ipotetica agenzia X che trovava una serie di freelance. Okay. E vuoi per motivi di budget, vuoi per motivi che comunque tutto è passato nel digitale, quindi comunque c'era il triplo della richiesta, molte aziende magari sono passate direttamente a cercare, capito? Saltando sì. La persona di mezzo, la fonte. Quell'ambaradam lì, diciamo che ha dato una bella scossa al mercato, e cioè, chi è sopravvissuto, chi è meno sopravvissuto. Noi avendo sempre fatto cose molto disparate l'una dall'altra, bene o male, comunque avevamo sempre quella branca lì che funzionava, e in quel momento lì, per quello che era il mercato, ha funzionato. No, è interessante, interessante. Non avete mai avuto, diciamo, delle problematiche del tipo avete perso un cliente, se n'è andato, avete saputo che poi se n'è andato di propria volontà ad no, un altro studio? Ok. Al momento no. No, è interessante, ma com'è che funziona la dinamica nel vostro studio? Tipo, vi contatta un cliente, avete qualcuno che si rapporta con loro e poi ricevete tutta la roba da fare, il brief? Ma come funziona? Allora, dipende, allora può essere un cliente che magari contatta me, contatta l'altro, insomma, ognuno ha i suoi canali, o il cliente con cui è più abituato a parlare, quindi poi magari è lui che si interfaccia poi con quel cliente lì, e poi assieme prendiamo tutto quanto il materiale che ci arriva, ci sono varie infinite call, sì. Andi rivieni di mail finché non sia tutto quanto chiaro, e poi si inizia a lavorare. La divisione del lavoro anche lì è a seconda di qual è la tipologia del progetto, cioè se è estremamente okay. tecnico, magari me lo seguo io, se invece è una roba un attimino più soft, più creativa, un'altra persona, se siamo tutti pieni mettiamo su un team e vediamo di farlo portare avanti lo stesso, quindi poi lì si va a calendario e capiamo un attimino come gestire il tutto. Ok. No, io ho visto nel sito dei progetti per grossi brand tipo Nike e Dolce Gabbana, roba del genere. Com'è che sei arrivato a loro? È una bella domanda, sai che non me lo ricordo. No, allora ci aveva contattato. Allora, quello di Nike l'avevamo fatto tramite Happy Finish, che è un'agenzia? Un'agenzia che ha, adesso mi ricordo, 4-5 sedi in giro per il mondo. E il proprietario era uno dei soci, insomma, era italiano e stava riaprendo una sede qua a Milano. E quindi ci aveva contattato perché, adesso non mi ricordo esattamente se ci aveva visti da qualche parte, insomma, una roba del genere, ci aveva contattato per seguire appunto quella parte lì di lavoro, perché comunque la loro sede all'inizio era vuota, o comunque sia si affidano molto a cellule sparse. Sì. E quindi abbiamo iniziato a lavorare con loro per della roba per FIFA 2021, penso, NHL, roba del genere. Che bomba! Poi c'è arrivata anche lì della roba di Nike, e comunque con loro abbiamo collaborato per un lungo periodo. Bomba! Molto, molto interessante. Interessante. Sai che non mi sono mai capitati, per quello ti sto facendo la domanda, è anche una domanda per me, perché non mi è mai capitato un cliente così grosso, tipo Nike. Bel pepe al culo, ecco, mettiamola così, perché? Perché? Hai a che fare con un organigramma che non è italiano, e hai a che fare con parecchie persone, hai a che fare con tanti step, insomma, cioè, a livello di gestione non ha assolutamente a che vedere con, si avvicina minimamente a un lavoro canonico da freelance. Cioè, lì, allora, per farti un esempio, quello che è stato quando avevamo fatto FIFA, noi avevamo magari la mattina, facevamo un attimo di recap con tutti quanti i designer, gli spiegavamo tutto quanto quello che era l'ordine della giornata, robe da fare, eccetera, eccetera. Poi alle 3 avevamo la call con quelli di. Nel frattempo hai delle call sempre con gli inglesi. Alle 3 le call con quelli di, se non sbaglio, di New York. E poi invece
alle 7-8 di sera le call con quelli che sono dall'altra parte dell'America. È stato un lavoro che è andato così per 4 mesi, quindi comunque sia tutti i giorni hai che devi o rispiegare la stessa cosa, o magari spieghi una cosa a qualcuno che parlerà lui nella call dopo, tu intervieni solo ogni tanto. È, diciamo che è una roba estremamente gerarchica e deve filare sempre tutto liscio. Poi la sera si mette tutto assieme e la mattina dopo si fa di nuovo il recap a tutti quanti i ragazzi e via. Quindi Ok, è una roba molto, è una partita a risico, diciamo, un enorme. È stressante, sicuramente stressante, complesso, c'è tanta roba in ballo, però insomma si fa, perché poi alla fine il sodo del lavoro che comunque sappiamo fare, cioè sono comunque sia prodotti multimediali e quindi comunque diciamo che l'aspetto burocratico è la macchina più preoccupante e ansiogena di tutto quello che è un progetto così grande. sì, è il problema principale, diciamo, la burocrazia. Perché se vanno bene tutte e cinque le call sei a posto, però se nella quarta qualcuno cambia idea riparti dalla prima, capito? Poi diventa un dramma, quindi lì devi gestire le persone più che il lavoro in sé. Sì, devi avere una capacità di stare lì, ascoltare. Non mi... Perché con così tanta gente, c'è tanta gente, io spero che sia tanta gente decisa e che sappia quello che fa, perché se ce n'è uno confuso, ciaone. Americani, inglesi, comunque gente molto sul pezzo. Precisa sul pezzo. Sì, ma Ok, esistono cose diverse, tipo nel senso, magari quando un americano dice carina, quella roba in realtà non va bene. Insomma, ci sono tutte quante dei modus operandi che sono diversi dall'italiano. Però, insomma, diciamo che a quei livelli lì è tutta gente che va dritta, non scherza molto. ok, ok. Beh, dai. Almeno non perdete tempo, No, ecco. certo, va benissimo, benissimo. Cioè, Sì. è stato un bel giro di giostra, ecco, mettiamola così. Senti, ma io ho saputo che adesso le mie fonti sono ben attendibili, però cos'è la roba che Katy Perry ha condiviso un vostro lavoro? Cos'è sta storia, scusami? Ah, il sacchettino di plastica che Il cammina. sacchettino, spiegaci un po', spiegaci un po'. Ma in realtà stavo facendo delle prove con Marvelous Designer. Volevo fare un sacchettino che camminava, no? Ancora all'epoca non usavo Houdini, quindi ho detto, ma cazzo, proviamo a provare a farlo con Marvelous, perché comunque è fico, si possono fare un sacco di cose. Marvelous è un programma, sì, in 3D per il cloth, quindi solo che Ah, bello. dressing, quindi fai il cartamodello, ti crei fuori il modello, lo wrappi su un character e poi ti registri i movimenti che fa il character e c'hai poi una geometria animata del vestito. Quindi lì mi era partito questo trip qui e avevo fatto questo test qui, che poi dovevo andare a pranzo tra l'altro, era Sky, quindi l'ho piazzato al volo su un free footage di un incrocio di Coconut Grove lì a Miami, che poi l'ho scoperto dove cazzo era sto posto. E l'ho pubblicato. La mattina dopo c'era il dramma perché Cazzara. avevo diviso mezzo pianeta e non avevo Twitter all'epoca, ma su Twitter me l'ha detto mio padre, figurati, che mi ha detto: oh, guarda qua. E mi aveva ricondiviso appunto Katy Perry perché c'è una sua canzone in cui dice like a plastic bag floating. Non mi ricordo cos'è, quindi l'aveva ricondivisa tipo milioni e milioni di view, cioè una roba drammatica. Cioè, tu sei diventato virale e non lo sapevi nemmeno, cioè... No, me ne sono accorto la mattina dopo quando avevo Instagram in fiamme, perché cioè, da 300 follower a 10.000 nel giro di 3 giorni, tipo una roba del genere. Quindi sai, i DM disintegrati, tra cui cioè, c'era proprio il delirio, cioè di bot, robe. All'epoca, grazie a Dio, ce n'erano pochi. E poi niente, esplosa sta roba qua. Ed è andata un po' in giro perché è andato in un paio di programmi in America, una roba in Brasile, a Rede Globo, dove dicevano tipo è fake o non è fake, e poi mi avevano intervistata anche lì. Quindi ha fatto un bel po' di giri. Me lo devo guardare. Dov'è che lo trovo? Dov'è che lo facciamo vedere su progettine? Quello sia ancora su K24, Adesso lo vado a beccare. Detective Virtual, un E Red. questo qua, ok, vediamo. Questo qua è un programma tipo che
trova degli quasi scoop, no? Trova degli scoop dove fa vedere, ah, è vero o non è vero? Quindi niente, era andata un po' ovunque, poi doveva essere un progettino un attimino più grande perché avevo sentito, mi aveva contattato un tizio da Los Angeles e voleva fare una sorta di corto Sì. su quella roba lì, molto più strutturato, molto bello. Poi alla fine, per motivi di tempo e roba, abbiamo fatto un altro progetto e quello poi è stato accantonato. Penso di avere un Ok. disco qua pieno di test footage, robe, di cose di plastica che girano ovunque, ma non l'ho mai pubblicata alla fine. Mi sa che l'ho visto da qualche parte perché è diventato virale e mi ricordo di averlo visto da qualche parte, tipo su Instagram, sarà stato su Sì, una su reel. Instagram è girato parecchio. Ma tu l'hai sfruttata sta roba o com'è che è rimasto? Ma in realtà è il minimo indispensabile, cioè nel senso, No. quando c'era. Ma sai com'è? Perché poi comunque sia, allora, non avevo la minima idea di come gestire una cosa del genere, nel senso, non era né voluta, Ok. roba del. Cioè, quindi non c'era un plan dietro. È stata sfruttata, nel senso che comunque sia, è stato sempre un bel biglietto da visita, anche la storiella che c'è dietro, tutto quanto. Sfruttata, allora, ti dici, magari dei roba di follower che sono arrivati, lavori che sono andati da Instagram, in No, realtà. cioè, nella mia mente, tipo, sì, iniziano ad arrivare dei lavori e tipo ti chiama quelli di ILM e ti dicono: no, noi vogliamo che lavori per noi a fare i sacchetti di plastica e basta, e ti diamo 10.000 euro al mese. Cioè, nella mia testa funziona così quando vai No, no, in virale. realtà è stato proprio ha iniziato a scrivermi della gente ovunque su Instagram, cioè su Instagram chiedendomi delle robe assurde, tipo fammi la cover dell'album. Bello. Sì, però cioè, non avevo sbatti, cioè, avevo già un lavoro, avevo i miei cazzi da fare la sera per il nostro progettino così, e quindi comunque sia sono tutte quante robe abbastanza abbandonate, anche perché erano comunque clienti one shot. Ok. Cioè, capito, anche sentirsi dire c'ho 20 euro, fammi questo, non era proprio il. No. In realtà mi ha seguito perché magari pensava che fosse la pagina per contro l'inquinamento ambientale, robe del genere, ma hanno scritto anche un po' di persone. In realtà a molti l'ho dato in usufrutto, cioè dietro compenso per l'utilizzo in eventi contro il global warming, robe del genere. Quindi comunque sia, ho venduto qui e là l'utilizzo temporale del video. Ok, bomba, bomba. Proprio E quello è stato. venduto effettivamente. Sì, diciamo venduto temporalmente con dei diritti, Ok. quindi loro potevano mandarlo solo in certe zone per un mese o due per solo quel programma lì, quindi roba di quel tipo lì. Quindi l'ho venduto qui e là per una serie di cosine. Sì, Ok. Beh, carino, dai, carino. Sei riuscito a racimolare anche qualcosina. infatti. Ma un lavoro fatto in tipo in pausa pranzo, prima di. No, beh, interessante, interessante. Poi ti ha chiamato Katy Perry, questa è la continuazione della storia. Gli ho chiesto che se voleva che gli facessi dei tortellini c'ero, ma non mi ha mai risposto. Ok. E poi adesso entra da dietro di te e dice: no, adesso siamo fidanzati. Stavo neanche qua a Li fai solo i sacchetti di plastica, Katy Perry. Esatto. Ma a proposito di vendere prezzi, eccetera, tu da studio, adesso ragioni da studio e da freelance molto ben formato, come si fa il giusto preventivo? Era terribile questa. È terribile, è quella che spaventa tutti. Del Allora, il giusto preventivo di sacchetto di plastica condiviso da Katy Perry, boom. Allora, devi mettere giù prima una pipeline e poi una timeline, cioè quante persone ti servono per farlo e quanti giorni devono lavorare queste persone. Quindi Ok. hai persone, cioè il numero di giorni che lavorano. E metti dei tempi di contingenza, comunque metti che dici 5 giorni per fare una roba, gliene butti 7, perché poi ipoteticamente si sa, no? Che le cose poi cambiano, Chiaro, quindi butti quella chiarissimo. roba lì e fai tutto quanto una sorta di calcolino, metti anche la tua fee giornaliera per seguire il progetto. Se lo stai facendo te, sei una di quelle voci e quindi comunque ti inserisce all'interno. Quindi la pipeline all'inizio magari ti può servire per capire il numero di persone, il resto Ok. poi lo devi mettere in una timeline per capire. Perché ci sono magari certe tipologie di lavori che non possono iniziare prima di altri. Quindi, Ah, ok. tipo, se tu devi riggare un modello in 3D, se non c'è il modello all'inizio, le due cose non possono andare in parallelo. Sì. Come magari può andare in parallelo il texturing di una scena o di più scene in contemporanea, capito? Una volta che si hanno le scene. Lo butti giù tutto quanto in una timeline per capire quanto può essere la durata effettiva del progetto. Poi vai a Ok.
ricordarti negli appunti cosa ti aveva detto il cliente che era la deadline, fai riquadrare tutto questo mostro, comunque sia lì già c'hai una serie di giorni, una serie di costi per giorno per tutte le persone e arrivi giù alla fine a un tuo budget effettivo di quello che è il tuo costo per quel lavoro. Okay. Poi devi sempre valutare a seconda di chi è il cliente, devi inserire un tuo guadagno. Comunque sia inserire un guadagno, lì sai che comunque sia quelli sono i tuoi costi, sai che comunque devi pagarci sopra delle tasse su quello che ti metti in tasca. Molte tasse. E ti vai a valutare all'incirca quanto è il margine che tu reputi onesto per lo sbatti che ti stai facendo. Ok. E poi adesso che abbiamo lo studio devi aggiungerci anche una percentuale di gestione dello studio. Perfetto. Comunque sia che può variare, cioè puoi scegliere dal 10 al 15-20% in più, una roba di quel tipo lì. E arrivi giù tutto quanto ad una cifra che quando poi magari vai a trattare col cliente, che scenda o che rimanga tale, comunque sia tu sai che le persone che ha lavorato per te le hai pagate. Ok. Ti sei pagato tu. Il resto è classico grasso che cola. Ok. L'importante è che ci sono stati dei lavori che abbiamo fatto in cui per un motivo o per l'altro siamo arrivati a patta. Cioè, oh, cazzo. Tutto quello che abbiamo speso per la gente che doveva lavorare per noi è stato tutto quello che abbiamo preso. Ok. Quindi ci sono anche quelle situazioni lì per cui devi quella roba lì di marginalità in più che devi mettere deve essere calcolata sul metti caso che questi qui non ci hanno detto una data di consegna e dicono avete 2 settimane in più. Metti caso che ci fermano, ci fanno rifare il progetto a metà, ci allungano di un mese. Quindi tutta quella roba lì deve essere un attimino calcolata. Preparato, quindi parti con quello che è il costo nudo e crudo e poi vai a aggiungerci il resto in percentuale. Programmi una roba sul preventivo, una tempistica, timeline e tutto, ma ci sono delle robe che inaspettate che devi anche pensare e calcolare quella roba lì. Sì, sì, perché sì, il tempo di contingenza, perché sennò sei fregato. Che sennò ti ritrovi poi o a lavorare gratis e magari capito il problema è che tu hai fatto un mese per quel lavoro lì, te lo allungano di esattamente il numero di giorni che ti fanno lavorare gratis. Cazzo. E a quel punto lì però tu non puoi dire no. Quindi devi pararti un attimino il culo. Infatti lì poi la roba importante è piuttosto che devo fare una modifica a una roba e devo chiamare una persona che mi costa 300-500 euro al giorno. Sì. Piuttosto la faccio io e mi risparmio quei 500 euro lì al volo. Oppure questa qui è una task che necessita una persona senior o una persona junior. E lì vai un attimino a ribilanciarti i costi nudi e crudi della parte iniziale del preventivo. Ok, ok. Perché lì chiaramente più sei ottimizzato e furbo, più puoi tirare fuori, insomma, poi il resto dei soldi del preventivo sono un tuo tornaconto, diciamo. Certo. Ti tornano utili perché comunque qualunque cosa succeda sei ancora più parato. E in quale momento tu chiami gli indiani a rigare e a traccare per te? Gli indiani no, li chiamava lì ogni tanto c'era... Sky, no, è vero, no, io sto scherzando, è vero. Sì, no, ma Sky ogni tanto li utilizzava, ma alcuni studi li utilizzano spesso per rotoscoping, maschere, robe del genere. Sì. Non sapevo. Tutte le mascherine a mano costano poco, poi ti possono costare poco, nel senso poco circa, possono arrivare a un euro a frame, quindi non è pochissimissimo, però vanno giù molto in fretta. Non sono mai robe molto precise per quelle che ti tornano dietro. Ah, sbatti. No, non sempre perlomeno, non sempre, cioè ogni tanto poi, dipende come sono loro. E, okay. Però no, non li abbiamo ancora mai utilizzati, non ci è ancora mai capitata l'occasione di risvegliare il volume. Ok, il turbo. Esatto. Il turbo. No, però mi hanno spesso detto che delegare alcuni lavori, ad esempio in India, all'estero, ad esempio su Fiverr, ci sono dei personaggi che lavorano molto bene, altri meno. Fare la selezione, però. Mi hanno detto che si fa. Noi ogni tanto apriamo ArtStation, salvo tipo una trentina di nomi e me li tengo lì. Bomba. Il lavoro e tutto quanto vado poi a pescare. Sì, ma io ho visto anche dei lavori in realtà aumentata.
Sono su K, li possiamo far vedere comunque? Sì, certo, no, puoi Ok, vedere tutti quanti quelli, tanto comunque sia, cioè siamo sempre noi, dobbiamo solo spostarli nel sito nuovo. ok. E vediamo un attimo i lavori in realtà aumentata. Molto interessanti i lavori in realtà aumentata. Parlaci un po' com'è che hai avuto l'idea di arrivare a lavorare con la realtà aumentata. C'è una roba che è stata richiesta o avete voi programmato di... Ma allora, in realtà, penso che il primo a chiederci una roba del genere, se non sbaglio, era la Vigorsol, che era Ok. con un mio amico giù a Palermo, gli arrivò questo lavoro qua e noi abbiamo detto sì, cazzo, facciamolo. Non avevamo la minima idea di come farlo, in realtà. Però l'abbiamo fatto lo stesso, quindi ci siamo presi Spark AR. E diciamo che se hai delle basi e nozione di come funziona il mondo del 3D e tutto quanto, è tremendamente rapido da utilizzare, setappare, perché comunque sai già come funzionano certi tipi di ottimizzazione e sai già come farli abbastanza in fretta. E quindi da lì è semplicemente stata una roba di testarlo per capire come funzionavano certe cose e poi tirarlo fuori. Ok. E, fatto uno, poi abbiamo iniziato a mandare delle classiche mail a vari clienti a dire: oh, facciamo anche i filtri, vi piacciono, ne volete qualcuno? E qualcuno poi ha risposto alla chiamata. Ah, bomba, bomba. Dai, Sì. Dolce Gabbana, voglio dire, qualcuno ha risposto. Qualcuno ha risposto, esatto, DJ Khaled. Sì, no, ma è bello, infatti l'abbiamo visto perché io come motion designer adesso penso e dico, cazzo, la realtà aumentata non è male per lavorarci. Infatti ho fatto un paio di progetti anche con i ragazzi di Aria Platform, è stato interessante, quindi ho deciso di puntare su quello, no? Puntare su quello per dire i lavori di realtà aumentata sono molto belli da proporre e da lavorarci anche, quindi Fanno come... sempre la loro figura alla fine, sono sempre comunque cosine divertenti. Sì. Hanno, secondo me, una durata abbastanza breve a livello di hype, perché poi alla fine, cioè, vedi, non so, adesso io non uso filtri, però molti filtri magari hanno una durata pseudo breve nell'utilizzo, perché poi arriva quello che te l'ha visto come l'hai fatto, te lo rifà, le cambia due robe, insomma c'è un sacco di white noise, di rumore di fondo. Ok. Sono robe comunque molto di impatto, cioè sono di impatto, sono robe che comunque sono divertenti da setappare proprio a livello tecnico e tutto quanto. Il software Spark AR è quello che È quello che è, questa è la definizione, è quello che è. Quello che è. Non è nulla di. Cioè, è fatto in modo tale che l'influencer XY lo è. prende Riesca, sì. e faccia una cacatina, capito? Quindi Sì. non rispecchia assolutamente i canoni effettivi di quello che dovrebbe essere un software che fa quelle cose lì. So Ok. che ce ne sono altri migliori, non ho la minima idea di come implementarli o come utilizzarli. Se capita, Spark AR-izziamo. Molto, molto interessante il fatto che ci sia solo come programma per la realtà aumentata, solo Spark, diciamo che è, puntano su quello, quindi è stato, diciamo, preparato per quello. Tu conosci altri programmi per la... Ok. Ce ne sono degli altri, ma sono delle piattaforme private, cioè sono proprio delle agenzie che hanno il loro tipologia di software, oppure ci sono, penso che Sono ci delle app. sia, esatto, c'è qualcos'altro in giro. Il vantaggio di Spark AR che comunque sia proprietario Facebook, che è proprietario sia di Facebook che di Instagram, eccetera, eccetera, e quindi è la roba che comunica meglio con le loro Con i tipologie. social, sì. Penso ci sia anche della roba per Snapchat in giro, non lo so, non ho mai approfondito poi quel reame lì perché ha troppi pochi poligoni, non è che. Ok. Infatti è vero. Si possono inserire delle animazioni così, ma non puoi metterci, cioè, non puoi metterci tipo un video, tirarlo fuori da After e dopo metterlo. Quello è brutto. Ma Quello si può però. mettere delle sequenze di PNG come sfondi o robe del genere in realtà, però devono pesare tipo 5 kilobyte, quindi considera che possono andare magari su un telefono vecchio, non lo noti, però se c'è il nuovo iPhone magari un pochino più downgradata la roba. Sì, per ora diciamo che fa schifo, questa è la definizione giusta. Allora, domandone da 1 milione di euro. Che cosa ne pensi dell'intelligenza artificiale e come la sfrutti a tuo favore?
Questo è perché ho visto dei progettini già su Instagram, avevi già qualcosa, quindi. Della rovina. Ma allora, beh, tralasciando il fatto che comunque la stiamo già utilizzando da anni. Lo stiamo guardando, eh. Ok, stiamo utilizzando da anni tutti quanti in realtà, cioè in Photoshop il Content Aware o tutta una serie di il rotoscope di After, quello nuovo, Bomba, sì. l'awareness, il gatto che passa dietro la colonna riprende il rotoscoping del gatto, roba del genere, quindi comunque ce ne sono miliardi di esempi, ma ci sono già in giro, le stiamo già in realtà utilizzando da anni. E, per quello che sta accadendo adesso ultimamente, cioè il Stable Diffusion, insomma, così, Sì. diffusione di immagine, sono indubbiamente uno strumento estremamente utile, estremamente versatile, si evolve a una velocità spaventosa e Ah, sì, si sì. ottimizza anche a una velocità spaventosa. Puoi veramente mandare della roba che un anno fa, faceva difficoltà ad andare su certe macchine, adesso puoi mandarla su un portatile, per dire. In giro c'è parecchia, 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 parecchia roba fica. Sì. Poi ci sono, poi adesso sotto gli occhi di tutti ci sono cosa? Midjourney e DALL-E. Midjourney. Midjourney è quello più artistico. Ok. È quello più artistico. Sono entrambi comunque sia. Allora, DALL-E non mi piace tanto, Midjourney è molto bello perché ha delle composizioni artistiche molto belle dell'immagine. Adesso utilizzo Stable Diffusion direttamente sul mio computer. Ah, quella è una bomba. Ma poi mi spieghi come cazzo si fa a installarlo, perché non... Spiegamelo, perché lo volevo utilizzare, ma non capivo come cazzo installarlo. Deve passare da GitHub, però non è complesso in realtà. Una volta che sfondi il muro di GitHub, ti si aprono delle porte che Non cioè, pensavo, ti sì. esplode la testa perché c'è veramente della roba inumana. Gente che butta dentro codice che viene preso da altre persone, viene modificato, poi rimesso assieme, c'è la nuova release, ci sono mille robe incredibili. Sì. Adesso, cioè, adesso per il mio personale voglio finire di studiarmi bene tutto Python e iniziare a capire bene come funzionano queste cose qua, perché sicuramente soppianteranno, prenderanno sicuramente ru alcuni ruoli di quello che è il nostro lavoro, neanche nel troppo lungo termine. Bomba. E perché Bella, purtroppo. bella notizia questa. Ma adesso te ne leggo alcune, però tralasciando la creazione di immagini o la creazione di video tipo quello lì su Instagram, no? Quindi immagini in sequenza immaginate, no? Sì. Dal Stable Diffusion e roba del genere. E, adesso ci sono modelli che ti ricreano la depth di un'immagine, quindi la profondità dell'immagine, e ti Sì. possono cambiare, ti tengono tutta la composizione, ma te la modificano. Ci Lo sono. sfondo, sì. Sì, però ti mantengono la posa del soggetto in modo perfetto. Adesso, Bomba. dopo pochi giorni in giro, c'è anche il Pix2Pix che semplicemente tu gli carichi una foto tipo di Obama Sì. con il suit tutto bello elegante così, e Sì. dici semplicemente cambiamelo in una t-shirt Aloha e ti cambia solo quella porzione lì dell'immagine con una maglia nuova. Madonna. Quindi comunque a livello di ritocco o roba del genere sono degli strumenti estremamente potenti. Cioè, con Stable Diffusion io ho visto che tu hai fatto delle robe, infatti lo faccio vedere, aspetta, che io le ho viste in giro. Sono molto interessanti, tipo quella roba delle vecchiette degli anni 70 è stata fatta con Stable Diffusion, giusto? Sì, Stable Diffusion. Lì non l'avevo ancora in locale, usavo un collab, Google Collab, quindi usavo un computer virtuale di Google con le loro schede video. Ma loro lavorano molto bene, cioè Stable Diffusion lavora molto bene a creare delle immagini realistiche, cioè funziona molto meglio di Midjourney, ad esempio. Midjourney funziona meglio? No, dico, funziona molto meglio Stable Diffusion. Sì, perché Stable Diffusion, allora, c'è cioè una Stable Diffusion è un modello, quindi Ok. diciamo che è un file trainato, pre-trainato da loro su una miriade di immagini, quindi non ha un accesso a internet il file in sé, è semplicemente diciamo un Sì. processo mentale salvato in un file. Ok. Quindi immaginati che tu pensi un giorno ti metti lì a pensare a una ricetta, poi te lo salvi lì e tutte le volte accedi istantaneamente senza dover pensare a quella ricetta lì, alla ricetta in sé. Figata. Fare una roba
Stable Diffusion Stable Diffusion è quello che usi magari tu in privato sul tuo computer o online. Hai la possibilità di utilizzare molti modelli, quindi quello Figa. di giorni è il loro modello. Con lo Stable Diffusion, con diciamo una repository di GitHub tua, dove puoi caricare i tuoi modelli e puoi creare tutte quelle robe lì. Sì. Fatto che tu possa caricare modelli vuol dire che tu puoi scegliere il modello, quindi puoi scegliere un modello estremamente fotorealistico, uno che fa solo anime, uno che fa solo illustrazione, uno che fa solo dipinti. Sono tutti basati uno stesso file pre-trainato dai soggetti che hanno tirato fuori Stable Diffusion. Ma Ok. dei singoli individui online hanno fatto dei piccoli aggiornamenti in modo tale che quella singola cosa fosse migliore, fosse migliore. Quindi tu puoi farti per esempio, non lo so, puoi andare online, ti prendi lo Stable Diffusion di base, quindi il file, adesso c'è il 2.1, penso, ti prendi il 2.1 di base, te lo scarichi, te lo metti lì. Questo qui è una roba pre-trainata alla Midjourney. Poi decidi che ti piace, per esempio, non so, i paesaggi pieni di fiori. 100 foto dei paesaggi pieni di fiori. E dici lo puoi fare anche in 20 minuti sul tuo computer, ci sono varie modalità con cui puoi farlo, però gli dici prendi questa base di pensiero, prendi queste 100 immagini di prati fioriti e allenati a farli. No. Arrivi fuori che ti salvi un tuo file, quindi te lo salvi tutti, quello che puoi chiamare Stable Diffusion 2.1 prati fioriti, e te lo salvi lì e tutte le volte che fai dei prati fioriti con quello lì che hai imparato i prati fioriti, verranno perfetti. Poi, essendo la base pre-trainata, se dici Star Wars con i prati fioriti, lui sa già cos'è Star Wars perché ha già la base di pensiero. Semplicemente applicherà molto meglio i prati fioriti. Piote fioriti. Ok, quindi quando tu lo scarichi ha già delle cose predefinite? Sì, è un file di pensiero generico. Ok. Puoi già utilizzarlo così com'è. E tu gli puoi far studiare delle cose. Puoi ottimizzarlo, esatto. Posso prendere tipo le mie foto su Instagram, non c'ho foto mie su Instagram, le mie, posso farmi dei selfie Sì, e sì, sì, allenarmi sì. sui miei selfie e poi posso dirgli mettimi in avatar per dire. Ok. E hai, ogni volta che tu ti salvi un tuo modello, hai una parolina chiave che richiami in modo tale che lui capisca che tu vuoi i prati fioriti o robe del genere. Wow. E con questi modelli tu puoi anche metterli assieme. Cioè, puoi prendere due modelli e E metterli assieme. metterli insieme. Sì. Puoi prendere, adesso c'è, non so, le mani, no? Che non vengono mai spesso bene. Ok, puoi far allenare, cioè puoi allenare. Puoi allenare le mani oppure puoi addirittura prendere un modello anime, quindi che fa proprio cartoni animati, per dire, anime giapponesi, dove è molto più semplice le mani sono ottimizzatissime lì perché sono dei disegnini, quindi lui le ha imparate molto meglio delle mani umane, roba del genere, Sì. quindi fai l'immagine in anime. Poi cambi modello, prendi un modello fotorealistico e gli dici adesso fammelo fotorealistico. Quindi hai molti modi per ricreare quello che vuoi. Poi c'è anche l'inpainting, quindi cancelli via una parte e gliela fai ricreare quante più volte possibili. È una roba che c'è su Dall, ad esempio. Sì. Quindi Non hai limiti. Non hai più alcun tipo di limite, Sì, esatto. e diventa adesso Stable Diffusion sembra molto più sviluppato, nel senso che puoi usarlo come strumento per qualsiasi cosa. Cioè, se tu vuoi creare un video in cui questo video, visto che l'hai già fatto su Instagram, in questo video tu vuoi fare proprio un video di motion dedicato a uno stile specifico, lo puoi allenare a farlo. Sì. Se vedi che non ti viene fuori, ho visto ad esempio un'altra mossa che ho visto fare, che è molto carina, è ti trovi qualcosa di carino su Midjourney che viene molto bene, ti fai 40 immagini e ti alleni il tuo modello su quelle 40 immagini. No, che Capito? figata. Sono tanti strumenti che vanno solamente messi assieme a capire un attimino come funzionano. Quindi Sì. ti puoi Ma creare proprio il tuo modello personale, quindi puoi proprio arrivare a creare un tuo stile, tra virgolette, da una roba che ha tutti gli stili.
Che bomba! Cioè, praticamente la lamentela degli artisti, no? Tra virgolette, artisti, perché... perché cazzo, se sei un artista usi qualsiasi tipo di strumento, cioè un pittore sa dipingere con una forchetta Sì. come di può dipingere con Midjourney o con Stable Diffusion, quindi diventa uno strumento per creare, quindi siamo noi a mettere insieme, a sempre a mettere insieme le cose ed è sempre uno strumento per... Poi la critica è quella di che utilizza immagini prese dagli artisti, ma... Cioè, una volta che è online, cioè, non ha mai imparato questa legge, una volta che è online è Sì, ma andata. più che altro, sì, no, questo è vero. Più che altro è che fa esattamente quello che fa il nostro Il cervello, nostro cervello. è la stessa identica cosa concettualmente parlando, ovvero tu comunque quando magari stai imparando a disegnare, quante volte ti apri qualcun altro e provi a rifarlo? Quanti di noi Bravo. hanno disegnato Goku su un foglio di carta? Per Sì, 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 sì. esempio, il tizio lì che ha fatto Goku non è che Tico. esclusiva sul suo stile, non c'è un'esclusiva sullo stile, può far girare il cazzo uno che fa esattamente i tuoi disegni, però non sono i tuoi disegni. Sì. Io mi metto a fare delle robe in stile, boh, non so, Picasso, sì, cubista. vista, quello l'ho fatto io, cioè non è di Picasso, non posso Sì. fare per un Picasso vero. Like, è una copia però sviluppata in un altro modo, cioè gli ho detto, È un voglio, sì. È un'imitazione dello stile. Sì. Quindi il problema è che non è, tra l'altro, non è un collage. Stable Diffusion non fa un collage, cioè non va a prendere, se tu scrivi, cos'è adesso quello che va, la maggiore, Greg Rutofsky per dire, non è che va a prendersi le sue foto e fa un collage e poi spennella intorno per metterle tutte insieme. Semplicemente lui va a funziona proprio come un processo di immaginazione, quindi va a ricreare un qualcosa da tutto quello che sa in quello stile lì. Quindi Sì. lui ti ha scritto un gatto, un cane, come Greg Rutofsky, lui parte dal concetto di cane, parte dal concetto di gatto, poi prende il concetto di composizione e li va a comporre lui, se non gli hai dato proprio tu una direttiva, qualcosa, un input, un prompt, e poi gli va a riapplicare sopra quello che lui comunque ha imparato, che è lo stile di Greg Rutofsky, quindi non sono suoi elementi, non è un collage, ma è Sì. semplicemente creare un'imitazione nel suo stile, come farebbe poi una persona che sta imparando a usare i colori ad olio, roba del genere, e si mette lì a rifare, non so, una porzione di un quadro di Caravaggio, roba del genere. Certo. No, la cosa che penso io è che se hai paura di questa cosa come artista e sei sostituibile, la brutta notizia è che non sei un vero artista. Cioè, l'artista è quello che capisce che è uno strumento e, cazzo, se il mio stile è unico e riesco a dare un'impronta unica, allora lì sì che vengo riconosciuto per quello. Poi in realtà sì, però è appunto come dici tu, è uno strumento, quindi comunque sia cioè, chiunque ha le mani in pasta nel mondo della creatività dovrebbe mettere mano a queste novità qui, Esatto, sì. perché per esempio uno potrebbe paradossalmente, lui ha una persona ha un suo stile, si allena il suo modello nel suo stile e si crea degli artwork fatti da lui col suo stile. Una Ah, sì. persona che è poco conosciuta, quindi magari hai, non so, non sei sulla bocca di tutti, non sei il primo che viene fuori nelle ricerche, ma ha un buono stile, tutto quanto, può creare un suo modello che fa le sue cose. Sì. E questo comunque ti dà una spinta in più a livello di creatività incredibile. Poi la differenza che poi al cliente sicuramente non gliene frega molto, a meno che il cliente sia un cliente magari che ha, non so, gusto o una certa tipologia di etica e quindi preferisca un lavoro fatto a mano. Un Chiaramente, per cento del mercato. esatto, perché poi alla fine il problema è quello, quindi comunque sia un artista può comunque sia crearsi un suo modello e fare i suoi lavori. C'era un artista che avevo beccato su Discord, che è una cantante, che si è allenata a un modello sulla sua voce, perché puoi fare anche questo, cioè puoi allenare dei modelli sulla tua voce e Cazzo. farli cantare,
c'è un altro, ci sono altre intelligenze artificiali che fanno text to music, quindi tu scrivi Ok. e raggiungi una traccia musicale. Quindi lei praticamente cos'è che faceva? Dava dei titoli, c'è anche image to music, per esempio, tu gli dai un'immagine, lui traduce l'immagine, perché alla fine l'immagine è un insieme di 0 e 1, 0 e 1, finché è Sì. digitale, lo traduce in quello che lui percepisce dal mood e tutto quanto a una traccia musicale. Quindi lei si creava delle basi musicali, inseriva il testo e l'intelligenza artificiale lo cantava al posto suo. E in questo modo uno può tirare fuori un album da 20 tracce in veramente 20 giorni, no, 20 giorni, scusami, una settimana, 5 giorni, Sì. qui ci metti dentro ChatGPT e ti fai creare dentro dei testi, Sì. in un certo modo, in un certo, poi la mano umana c'è sempre per confezionare poi un prodotto e limare dove l'intelligenza artificiale ha ancora qualche smussatura strana, però veramente puoi mettere assieme lo scibile, cioè puoi veramente fare quello che vuoi. Io quello che penso è che chi ci sta guardando poi ci dà il suo parere nei commenti, ma quello che penso è se tu sei lì che ti lamenti e cerchi di bloccare questa cosa qua, è impossibile, quindi No, non può farlo. non si può più fare. Punto uno. Punto due, qualcuno si farà delle palate di soldi e spero che siamo noi, spero che sia tu Mattia, spero che sia anch'io perché è una roba da sfruttare, è uno strumento, è uno strumento, anch'io disegno, anch'io creo, ma penso che niente sostituirà l'idea di No, una volta che hai tolto il genio della lampada non puoi più rimetterlo dentro. Quindi no. non puoi assolutamente pensare che questa cosa qua né si fermi né torni indietro. Perché tu non lo vuoi. Non, il problema è che, a parte i miei giorni che comunque è a pagamento o hai un limite gratuito, però comunque è a pagamento se vuoi sfruttarlo al Sì. 100%, c'è anche Niji Giorni, Ali. che è Midjourney in collaborazione con degli altri ragazzi e l'hanno fatto prettamente per gli anime, fumetti e Ah, robe. Penso sia ancora in beta, ok. forse, non lo so. Vabbè, nel caso ti butto dentro al volo così. O Dalle che è a pagamento, lo Stable Diffusion, tutto quello che sono gli strumenti che la gente crea per Stable Diffusion, cioè adesso c'è proprio un'interfaccia dove tu puoi aggiungere brandelli di codice in giro, diventa sempre più sviluppata, è tutto open source. Quindi non puoi assolutamente pensare che una cosa del genere si fermi. No, è già andata, è caduta in internet, è andata. È finita, poi Cioè, sì. è come mandare la foto del cioè, no, basta. Se l'hai pubblicata su Instagram, gira su tutto il mondo. Quindi non si può assolutamente più fermare un processo del genere. La cosa che, come la rivoluzione industriale, cioè il botto di gente comunque si è perso il lavoro, l'unico modo che, com'è che gli unici che non hanno perso il lavoro quando sono subentrate le macchine sono stati quelli che hanno imparato ad utilizzare le Yeah, macchine. Quindi esatto. in una situazione come questa, comunque questi sistemi qua hanno un modo in cui devi parlargli. Cioè, Sì. il Midjourney funziona in un modo, ma la stessa cosa che metti su Midjourney, su Stable Diffusion 2 non funziona in modo diverso, sull'1 funziona in un modo ancora diverso. Adesso Sì. hai i prompt negativi, quindi hai sia i positivi che i negativi, quindi puoi dirgli tipo i negativi è no rosso e quindi l'immagine diventa blu. Quindi anzi, capito? Quindi tu gli dici, ad esempio, tu gli dici fammi una bella immagine con una ragazza al tramonto, sotto gli metti no braccia duplicate, no più persone, no nebbia, no, capito? E quindi lui Ah, che va a bomba. fare un weight, cioè va a soppesare i due prompt e ti tira fuori l'immagine che vuoi tirar fuori. Sì, sono più filtri per riuscire ad arrivare al risultato. Questo è ottimo. Questo è ottimo perché a volte generi, che ne so, su Midjourney, quando generi, ti arrivano dei risultati che non vorresti. Magari filtrando di più, avendo più filtri, riesci a. Giorni poi ci sono sia dei negativi, ma puoi fare anche il weight dei prompt singoli, cioè che gli metti, se non sbaglio, 2 punti, 1, 2 punti, 1.1, 2 punti meno 1. Penso che funzioni così. E quindi tu singolarmente gli stai dicendo cosa vuoi di più, cosa vuoi di meno. Poi adesso c'è anche tipo il remix, come funziona, quindi puoi veramente prendere un'immagine che hai già fatto,
cambi solo una parola e lui ti tira fuori la stessa immagine, però hai aggiunto fuoco ed è tutto in fiamme. La roba di Stable Diffusion, quindi più filtri, quindi ti permette di creare più roba. Cioè, questa roba è interessantissima. Io non ho approfondito perché non sono riuscito a scaricarla. No, ma dovete vedere come funziona. Ok, ok. Sì, perché avendo... essendo stata allenata su un botto di roba, sì, è sorta poi la necessità di dirgli cosa non vuoi. Ok. Quindi, capito, però sono cose che sono successe negli ultimi 3 mesi. Cioè, non stiamo parlando di Adam ed Eva. Comunque, se vai su Instagram e vai a vederti i miei giorni 1, le prime cose che pubblicavo sono imperfette, hanno delle imperfezioni ovunque. Sono delle robe incredibili. A che direzione andranno? Non ho la minima idea. Cioè, qual è il limite a questo punto? Cioè, non c'è. Nel stato istante in cui tu hai sfondato la porta della capacità computazionale di un computer, quindi un computer comunque sia, se una volta faceva delle operazioni semplici e matematici, magari facendo delle robe incredibili, adesso un computer comunque è in grado di risolverti delle equazioni estremamente complesse in modo estremamente veloce, più di quanto ci metterebbe una singola persona a mano. Quindi qual è il limite adesso effettivo? Cioè, già comunque Stable Diffusion loro non sanno esattamente cosa fa. Cioè, loro sanno che funziona, ma non sanno esattamente come funziona. Sì. Perché se una volta davi a un computer una funzione matematica e deve essere risolta, adesso tu gli dai un insieme di dati e gli dici trova un pattern e lui ti trova un pattern. Come l'ha descritto lui non si sa esattamente. Ok. L'ha semplicemente fatto, non sai se puoi descriverlo matematicamente o meno, comunque l'ha fatto e funziona, quindi qual è il prossimo step? Qual è il prossimo step? È un po' senza controllo, veramente, cioè chi pensa di... è anche molto complesso, cioè ci sono così tante cose da vedere, da filtri, robe, cioè c'è tanto da vedere, tanto da approfondire ed è infinita come possibilità, cioè si andrà dove si deciderà che si andrà. Cioè, pensa tipo adesso c'è il text to video, make a video penso, che sta sviluppando Meta, che da un testo ti tira giù un video già fatto. Quindi tipo un panda che surfa. Ah, sì. Beh, cioè, addio tipo stock footage. Cioè, il text to 3D. Quindi genera un modello 3D. Cioè, il text to 3D animation. Quindi tu scrivi un panda che balla e lui ti dà un panda che balla texturizzato in geometria. Sì, sembra quasi che stiamo andando verso una via dove non serve più... perché noi intendevamo come creatività delle cose che non erano creatività, cioè il lavoro che cazzo ne so, il graphic designer, cioè io lavoro col graphic design. Il graphic design è un lavoro creativo fino alla parte di progettazione sulla carta, scrivi quello che è la creatività per il brand, il logo va fatto in quel modo lì, ma poi... Cioè, tu devi... Questa roba è operativa, cioè tu devi effettivamente fare il logo. Sì, sì. Quindi nel processo operativo, se è più veloce, ma meglio ancora. Cioè, se io ho un'idea di un logo e devo farla, devo tirarla fuori, prima si faceva su carta, dopo si andava c'era tutto un processo. Si è migliorato con Illustrator, con Photoshop... E adesso se io il logo lo posso creare, cioè io ho un qualcosa in testa, lo posso creare più velocemente con un'intelligenza artificiale, ben venga, cioè mi toglie da tutta quella parte di sbatti, cioè non di progettazione, ma di crearlo, cioè di farlo. Sì, sì, no? Sì. Io ancora bozze, robe così le faccio a matita e robe del genere. Sì. In generale, perché così non ho lo schermo davanti, sono tranquillo. Okay. Più di rado, però ogni tanto capita. Però puoi ad esempio farti una bozza e caricare la bozza su uno di questi sistemi e vedere bomba. Come lui te la tira fuori. Sì. Ci sono puoi collegare ad esempio Stable Diffusion a delle scene in Blender, c'è già, ma anche in Houdini un tizio, visto che l'ho fatto, Dio solo sa come c'è riuscito, che tu hai la scena in scala di grigi, quindi la viewport. Sì. La viewport del software, e tu gli dici dei prompt e vedi come lui te la tipotizza, le texture, i render, roba del genere. Che bomba. Puoi farti anche con Midjourney, se gli metti trattino trattino seamless, se non sbaglio ti crea delle texture seamless.
quindi che puoi mettere ovunque, fare, capito, senza che non si vedono mai i bordini, insomma, quelle. Ci sono, ho visto una DOM di Blender, tipo, non so, tu c'hai una scena in Blender dove tu devi texturizzare un marciapiede, grandissimo, tu non gli vai a cercarti la texture del marciapiede, gli scrivi solo Sì. marciapiede, seamless, e lui ti genera la texture del marciapiede. Che bomba. Che Quindi vai a bomba. risolvere tutta una serie di problemi del vai a trovarti la texture fica, cioè le banche dati che vendono magari le texture, a meno che non siano degli scan realistici, non stiamo parlando di ILM o veramente che il Sì. lavoro di Cristo ed è un close up su quel pezzo lì, che allora vabbè, usati uno scan per carità, fai il sol che bene, però per robe che sono blande puoi veramente utilizzare questi sistemi qua e ti velocizzi il lavoro, ci metti 2 ore in meno a trovarti la texture, te la fai al Sì. volo, Sì, schiaffi lì e sei a posto. ma infatti io stavo pensando ad un, come chiamarlo, artista, non lo so. Ad esempio, Beeple oggi è considerato un artista, conosci Beeple, no? Beeple quello che fa è semplicemente prendere dei modelli 3D, piazzarli e farci qualcosa. Non è che li modella tu, cioè non ha bisogno di modellarli, lui li prende pronti. Sì. Oh, la gente pensa, no, Beeple è un cazzo di artista bravissimo, ma lui ha tutti i modelli pronti, io l'ho visto come fa. Lui prende i modelli, li piazza in scena in Cinema 4D e fa il rendere, punto. Basta, c'è cioè, finito. Quando l'ho visto ho detto, la mia prima impressione è stata, perché pensavo come queste persone dicevo, ma così semplice, ha fatto una cazzata. Sì, ha preso un modello. È la stessa cosa. Intelligenza artificiale. Scrivi, genera, ma sei sempre tu a dargli il comando, sei sempre tu a raccontare una storia. Sì. Segue come visione. Sì, è uno strumento che sfrutti. La stessa cosa fa Beeple. A proposito di Beeple, parliamo di NFT. Tu hai tirato fuori, hai droppato qualche NFT anche, giusto? Ah, sì, parecchia roba in realtà. Parecchia roba, io non sapevo. Parecchia roba. Avevo fatto sparguglia qua e là. Però sì, all'inizio, cos'era nel 2019, tra l'altro, fine 2019. E che era, ho iniziato a sentire parlare un attimino di questa roba qua tramite Instagram da 2 o 3 persone. Mi ci sono lanciato diretto più per capire, no? Mi piace mettere le mani in pasta in qualcosa di nuovo, capire un attimino che cosa stava succedendo e capire un attimino come funzionava anche questo strumento qua, perché poi alla fine l'NFT è una tecnologia, anche questa. Sì, esatto, la blockchain, sì. Tra virgolette, può essere un modo in cui salvi il file, proprio detta proprio. Un modo abbastanza complesso. È un modo complesso, è un non fungible token, però diciamo che è un modo in cui tu salvi un'opera digitale, ma non chiamiamo opera digitale, un qualunque cosa digitale che vuoi che sia tracciabile, che Sì. vuoi che non sia falsificata, che vuoi che insomma abbia i diritti d'autore dentro integrati o diritti di qualunque tipo, che abbia una serie di dati all'interno di un file. Minchia, lì, bomba, cioè siete degli artistoni che avete la paura dell'intelligenza artificiale, minchia, fate, cioè, rendete un non fungible token e poi nessuno ve la ruba. Tutti gli NFT del mondo. No, beh, lì questo sì, esatto. Allora, sono 2 robe che non diciamo che uno può finalmente vendere un video online con la sicurezza che sia certificato. Tipo, ad esempio, Ok. il sacchetto, ad esempio, l'ho venduto in NFT. Ah, Ho bomba. finito di fare tutti i vari giri, così era diventato un attimino dormiente. Ho detto, bella, questo è il momento buono. Bam, l'ho piazzato su e l'ho dato via. Sì, è stata l'ultima goccia del sacchetto. Io ce l'ho sempre il riutilizzo e tutto quanto, però ce l'ha anche c'è una persona che ce l'ha certificato. Come dire che ci sono tanti. Tu puoi metterti in casa un quadro della Gioconda stampato dalla tua stampante in casa, ma non è quella vera. Esatto, E il esatto. concetto di base, di fondo dell'NFT è questo, cioè dell'NFT nel campo dell'arte, della criptoarte, perché poi è la branca di cui più se ne parla, è questa qua. È questo qui, cioè il fatto che comunque tu possiedi un'opera di qualcuno, Sì. anche se è un video, non importa, perché comunque se ci sono oggetti chiamati tipo infinite, come si chiamano? Infinite frame, infinite mirror, una roba Ah, che sì. te li metti a muro e mandano video, sono dei quadri dove carichi video. Sì.
È un'opera d'arte e viene venduta come vengono vendute le opere d'arte nelle case d'asta, robe del genere. Semplicemente ha aperto le porte a chi produce solo cose digitali la possibilità di entrare anch'essi in questo mercato. Difatti, Beeple poi l'hanno battuta all'asta da Christie's. Quindi, riconoscendo di fatto a tutto il mondo il fatto che l'arte digitale era finalmente entrata nel mondo dell'arte vera, diciamo dell'arte vera, dell'arte canonica, però con un riconoscimento, cioè riconosciuta effettivamente come non più il Sì. disco che ci mette 5 minuti a farlo al PC, ma come un oggetto di valore. Ah, sì. Quindi da lì è iniziato il tutto. Poi gli utilizzi effettivi, tipo noi l'abbiamo fatto con un mio amico giù a Roma, lui ha tirato fuori delle tracce, abbiamo fatto un album che fosse la collaborazione tra io che facevi visual, quindi mettiamo visual artist in quel caso lì, chiamalo come vuoi, e lui che faceva la musica, e assieme potevamo vendere le singole tracce con anche il video in più formati a tiratura limitata, quindi solo chi aveva comprato poi quell'oggetto lì poteva ascoltarsi la traccia. Madonna, che figata. Con la sicurezza che non la spammava in giro, perché comunque sia ce l'hai solo tu. È Cioè, tracciabile, sì. il valore di quello che hai comprato è proprio perché ce l'hai solo tu, quindi in automatico si andava un po' a limare questo concetto qua del. Sì. Ma scusami, se lui registra in qualche modo tipo l'audio e poi lo spamma in giro, cioè non è la stessa cosa? Se lui registra la. Se chi lo possiede dice registra la traccia e la rimanda in Sì. giro. Può fare quello che vuole, lui è il proprietario di quell'oggetto lì. Certo che dopo, quando tutti hanno la traccia, tutti la stanno già ascoltando, e quindi tu quell'oggetto lì in sé non puoi rivenderlo, capito? Ha perso del valore. Sì. Immaginati che ci sono solamente 100 copie di Meteora di Linkin Park al mondo. Un buon samaritano può dire: bella, la metto in giro, la faccio sentire a tutto il mondo perché è una bomba, ci sta, ci sta, ci sta. Però che valore ha quell'album lì se ce l'hai solo tu? Ma sai che è lo stesso discorso, ti ricordi il documentario di Spotify delle case discografiche con i dischi? Sì, aspetta, non Era so, visto però. il documentario di Spotify, vedilo dopo su Netflix, era lo stesso discorso delle case discografiche. Pirate Bay pubblicava gli album su internet gratuitamente e loro però dicevano non potete farlo, eccetera, eccetera. È un po' lo stesso discorso. Un po' lo stesso discorso. Però ovviamente se hai l'album con che ne so, la copertina è tutto un discorso particolare. Un discorso particolare. Però secondo me è un'evoluzione sempre. Cioè. È un'evoluzione basata sulla scarsità, perché Sì. la scarsità di un qualcosa fa sì che il valore di quella cosa lì sia Cresca. elevato. Come Supreme. Paradossalmente, per l'ambito musicale, poi quello che avevamo ragionato io e questo mio amico qua, poi l'ho anche rifatto con un altro mio amico di Bologna, Grienco, con Cyberspeak. Album fatto in questo modo, dove l'album era interattivo, nel senso che c'erano tipo sei oggetti che erano tipo degli skit, delle tracce, dei pezzi, delle tracce che la gente doveva o collezionare o mettersi assieme, perché ognuno conteneva del codice esadecimale che doveva essere messo assieme per arrivare a un'altra cosa che doveva essere ritradotta. Chi arrivava poi in fondo sbloccava le altre tracce dell'album, Sì. finite dell'album, che era una tiratura limitata anche quelle. Quindi abbiamo fatto tutti questi giochi qua un po' interattivi e robe del genere. E in un mondo in cui comunque sia ci sono miliardi di persone, creare una musica, non dico le masterpiece, ma semplicemente una traccia musicale, mugugnarci sopra qualcosa e buttarla in giro è veramente una roba abbastanza rapida, e riesce a Sì. farlo abbastanza di livello, diciamo il mixing, tutte quelle Sì. robe un attimino magari più. Ormai sì, ormai sì. Il fatto che tu comunque sia abbia una sorta di scarsità nelle tracce che produci può anche Valorizzare. perché poi veramente alla fine tirare fuori, questo poi è il mio volo pindarico, poi magari non è Sì. assolutamente così, è una cazzata atomica, però ipoteticamente tu potresti veramente tirare fuori un album al mese da 20 tracce. Certo,
devi essere estremamente prolifico, però puoi veramente dimostrare di farlo senza che il mercato si riempia delle tue tracce, che la gente ti dice basta, hai rotto i coglioni, perché magari fai solamente tiratura limitata 100 album col vinile dentro, e quindi solamente un po' di persone ce l'hanno, e diventa a quel punto lì come gli scambi dei Pokémon con le bustine dei Pokémon quando eri piccolo, perché dici cazzo, c'ho l'album di Drake di metà febbraio di quest'anno, no, non ce l'ho, però io c'ho questo qua di giugno. Sì, cioè diventa, c'è più valore e c'è più materiale, cioè Più viene materiale, pubblicato. più giro, ci può essere più mercato utilizzato in questo modo qua. Questa era poi la mia idea quando abbiamo iniziato a fare queste cose qua con questi miei amici qui. Poi chiaramente il supporto era quel mercato lì che poi è andato in vacca per mille motivi. Adesso siamo un attimino nella fase di fermo, capiamo cosa sta succedendo. No, secondo me ci sarà un'altra rivoluzione ancora, cioè un altro hype ancora. Adesso sta andando di brutto, questa tecnologia dell'NFT sta andando di brutto col gaming, perché poi è il modo migliore con cui si sposa in realtà questa tecnologia, quindi nonostante sia magari crollato il mercato, lentamente da anni ci sono una serie di case che stanno sviluppando dei videogiochi basati interamente su questa tecnologia qua, che è obiettivamente uno degli utilizzi migliori che uno possa utilizzare. Ti faccio un esempio: tu hai immaginati che tu ti salvi, tu ti puoi comprare un tuo nickname ed è quello Ok, che puoi comprare figo. sempre Figo. Che tutti i siti, ma in tutte le console, in tutto quanto, perché è tuo. bomba. Quindi nessuno può prendere, tipo, non so, ti prendi Elgazi, per esempio. Non puoi iscrivere, vai su un sito o prendi un gioco, c'è il tuo account e l'hanno già preso. È impossibile perché ce l'hai tu. Quindi questa è una cosa molto, molto carina. La seconda è il fatto che comunque sia l'NFT in sé, visto che comunque comunica con tante realtà per come è fatto, tu ipoteticamente puoi veramente fare una roba alla Ready Player One dove tu compri il tuo avatar sei tu e ce l'hai solo. E poi quando vai a comprarti gli altri giochi, che sia il nuovo GTA o che sia, cazzo ne so, Call of Duty, tu Ti giochi col tuo, piazzi il tuo bello. hai il tuo mino, perché il tuo mino in realtà dentro l'NFT puoi salvare degli asset in 3D, puoi salvare tutto quello che vuoi, è Bomba. semplicemente codificato in modo tale che È è unico. siglato che sia tu il proprietario unico. E non può essere falsificata questa cosa qua, in alcun modo. Quindi E lì ci sarà lavoro per tutti. sarà Avvocati, robe. una roba, sarà una roba, sarà una roba inumana, perché poi questi giochi qui basati su blockchain hanno tutte quante delle, diciamo, la moneta dentro ha sempre un valore effettivo. Quindi comunque sia diventa una roba che molto simile a quello che ipoteticamente è un Ready Player One. Il gioco, poi non dico che dovremmo essere tutti quanti coi visori, chi può, Sì, sì, sì. quello non lo sapremo, non lo sapremo, spero non nel breve, però lo capiremo andando avanti, vedendo la direzione che prende il mondo. Però questa tipologia di videogiochi qua, nell'esatto istante in cui iniziano a diventare un attimino di livello e iniziano a sbarcare sulle console grandi, lì è È finita, lì andata. è andata. Lì è la. No, effettivamente sì. Non so se le piattaforme più grandi come Sony, Xbox, eccetera, iniziano a lavorare su questa roba qua, vuol dire che Ci sta già prende piedi lavorando. di brutto, ci stanno già lavorando. Sì, anche la Blizzard ci sta già lavorando. Stanno tutti quanti lavorando un attimino per capire come implementare questa cosa qua. Perché permette veramente di, dal loro punto di vista, sono una valanga di soldi. Perché possono fare il loro market con i vestiti per il tuo avatar. Considerando che c'è la gente che si compra le skin su Fortnite o robe del genere, vedo perché non dovrebbero comprarsi un paio di braghine per il loro mino quando il loro mino gioca in tutti i giochi. No, bisogna vedere un attimino come loro stanno gestendo questa ambaradan qua, però sicuramente, cioè, io ho visto tipo la Blizzard ci sta già lavorando, ma non mi ricordo se già la PlayStation o l'Xbox, comunque una delle due sta già lavorando a questa cosa qua, a implementare questa cosa qui, anche perché poi il problema secondario, tra virgolette, è che poi i videogiochi devono essere sviluppati per capire e parlare con questa tecnologia, di pionieri in giro che lo stanno facendo ai pieni il mondo. Ah, sì, però queste grandi compagnie, siccome hanno soldi e se li passa in mente un'idea del genere, già iniziano a elaborare, quindi. Sì, ma da elaborare,
con i soldi che hanno comprano direttamente il tizio che l'ha già sviluppato. Basta, sì. Com'è che avete fatto? Cioè, lo facciamo, lo mettiamo nella play, il prossimo GTA esce così. Boom. Sai che io penso che Rockstar è una di quelle che ci punterà, perché ha fatto, cos'è che era, GTA RP, una roba simile? Oh, non lo so, sono un po' fuori in realtà dal mondo del gaming Ah, in minchia, allora c'è. Cioè, no, perché generale. GTA RP è tipo il metaverso dentro GTA, cioè dentro GTA hai diversi personaggi che vivono tipo una vita reale, capito? Ok. Però dentro GTA, capisci? E Chissà. lì si applica quello che dici te, tipo i domini registrati in NFT e ce l'hai solo tu, non ce l'ha nessun altro. Fichissimo, Sì, fichissimo. sì, sì, sì. Sono molto, adesso sto seguendo 5 progetti di gaming, però tutti nati nel mondo delle criptovalute, tutti quanti orientati già a quella roba lì. Quindi non ho la minima idea di che giochi nuovi ci siano in giro, perché non ho nessun tipo di console, beh, non c'è niente. Ok, Non è no. neanche un po' a casa, ma Però vedo che hai dei giochi molto interessanti tra intelligenza artificiale e i tuoi programmi, i tuoi software per lavorare. E una cosa che io dico, lo sto dicendo a tutti, dico anche a te, è che non ho mai visto qualcuno di così intraprendente in diversi temi e diversi programmi, perché spazi da Houdini a tutto quanto, cioè non hai limiti, figa. è stata una vita triste davanti al PC. No. No, beh, spero che questo ti faccia fare un botto di soldoni, cazzo. Lo spero. Si gira, sì. Almeno quello, perché così puoi delegare alcune cose e creare altri progetti, perché alla fine è molto interessante quando sei così tanto creativo, se hai delle risorse, ti puoi permettere di creare un botto di roba. E spero che ti succeda. Sai, sono sempre stato, tutte quelle cose che ho visto su Instagram, così in realtà partivano più che altro da test che io facevo su una tal cosa, poi ho detto minchia fico funziona, proviamo a renderla carina. Quindi sono sempre partito da quello che era nelle mie corde o quello che stavo imparando per arrivare a dargli un senso, diciamo, artisticoide o roba del Sì. genere. Ok. Sono più un progettista dell'immagine che un artista attivo. Però ultimamente, cioè negli ultimi anni, vuoi boh, background, vuoi quello che è, ho capito che se c'hai un'idea, il modo per farla lo trovi. Cioè, Lo trovi, sì. Adesso ce ne sono 1 milione di modi. limitarsi dall'aspetto tecnologico, se stai imparando, può essere utile, ma se vuoi fare qualcosa, butta giù l'idea più assurda che ti viene in mente, poi un modo per tirarla fuori. Comunque gli strumenti sono in giro, si impara online se veramente c'è, non, si impara qualunque cosa, cioè tipo per Python con ChatGPT ho tirato fuori un bot, una serie di bot che mi fanno delle robe. Io di Python so proprio base, andante, ho fatto codice, ho fatto robe, ma in Python in sé sono abbastanza base, e semplicemente chiacchierando con lui per tirare fuori questi bot qui ho imparato un botto di roba. Quindi adesso anche il sapere, i modi in cui una persona può colmare delle lacune sono infiniti e sono fruibili, devi solo trovare quello che più si confà a te. Adatto. Bello. È stata la chiacchierata veramente dell'ultimo periodo che mi ha aperto la mente, cazzo. No, no. Ma noi continuiamo a chiacchierare in off. Ti chiudo con un'ultima domanda e poi chiacchieriamo in off sulle diverse cose. Visto che l'intelligenza artificiale prenderà il tuo lavoro. Ok, questo è poco ma sicuro, dagli del tempo. Se l'intelligenza artificiale dovesse prendere tutto il tuo lavoro, che cazzo, i clienti comunque riescono a fare dei progetti creativi anche senza di te, tu cosa faresti? Ah, da spalare il carbone passo a diventare il macchinista. Perfetto. Non lo so, sei comunque. Diventi magari, non so, l'esperto nell'utilizzo di questi nuovi strumenti e una persona che magari può essere in grado di metterli assieme nel miglior modo possibile, nel miglior modo più efficiente e nel modo più comodo. Come, cioè,
C'è Instagram, ma la gente comunque va a cercarsi un social media manager, no? Come si chiamano i social? Sì, un social media manager per... Sì, esatto. Però c'è Instagram, cioè puoi usarla anche tu, però si è creato comunque una nuova Un posizione. lavoro, Quindi la sì. tecnologia porterà a delle nuove posizioni. Ci sarà della gente, sì, certo, ci sarà Super Stable Diffusion gigante con 1000 comandini, tutti quanti comunque sono abbastanza tecnici. Uno dice sì, posso andare su Bigiorni e farmi la roba, ma vorrei un operatore macchina perché mi usi tu. Ah, bomba, sì. Quindi in un futuro sarà una roba del genere. Il tocco umano, creativo, l'idea, quella comunque sia, è fondamentale, perché se non hai comunque delle idee, che cosa gli dici? È difficile anche Sì. comunicare. No, è interessante, interessante. È stata una chiacchierata bella densa. Tu sei una... Cioè, potevamo stare qui 4 ore. Io starei 4 ore a parlare con te. E probabilmente, non so, in off adesso vediamo, chiacchieriamo un po'. Dove le persone ti possono trovare? Così tutte queste informazioni, se loro vogliono approfondire, te le possono chiedere. Dove ti possono trovare? Social. Su Instagram, Ok. @coba.k24. Perfetto, Quindi perfetto, scrivetemi bomba. direttamente, così io scremo i bot, Sì, li sì, sì. trovo. No, sta cosa di bot mi piace un bot. Cioè, parliamone, cazzo. Perché io sto cercando modi per automatizzare le cose. Immagino anche tu, per quello ti sei fatto una bella ricerca. Quindi Instagram trovate qui poi tutte le info, perché nei link, se sei su YouTube, trovi tutti i link. Siamo su Spotify, tutte le piattaforme di podcast e YouTube. Su YouTube potete vedere tutti i lavori che ha fatto intelligenza artificiale, lavori in generale. Trovi tutti i link lì. È un podcast in video, quindi avrai visto tutto quello di cui abbiamo parlato qua. Se sei su Spotify, avrai visto anche perché su Spotify c'è il video, quindi un botto di informazioni. Mattia, io ti ringrazio e noi ci becchiamo ogni giovedì qua su El Gazi Podcast. Se vuoi fare un saluto, una roba. Anzi, cazzo, ringraziamo Yuri che ci ha fatto connettere. Iurella, saluto Iure allora. Bella Iuio, bella Iuio. Tra l'altro bravissimo lui, bravissimo. E niente, ragazzi, noi ci vediamo. Questo è il podcast sulla creatività, quindi parleremo di creatività sempre e porteremo sempre gente creativa a fare due chiacchiere con noi. Mattia non è creativo, è di più. È l'essenza del creativo, cazzo. Utilizza qualsiasi strumento per creare le robe. Quindi bomba, bomba. Noi continuiamo la nostra chiacchiera in off e noi ci becchiamo alla prossima. Sigla, bella.